Ciao a tutti, siamo allo SMAU 2011 di Milano, la fiera dell'informatica, e siamo allo stand Olivetti. Olivetti quest'anno presenta un nuovo tablet, il tablet Olivetti Olipad 110, che è il successore dell'Olipad 100, del quale condivide la stessa forma e le stesse caratteristiche hardware. Vediamo, nella fattispecie è leggermente più sottile del suo predecessore e sicuramente un prodotto più maturo anche e soprattutto dal punto di vista dell'assemblaggio. Partiamo subito da quello che è lo schermo, vediamo subito una finitura molto glossy, quindi una finitura molto lucida, uno schermo abbastanza grande da 10,1 pollici, formato di 16 decimi, una risoluzione quindi di 1280x800. Andiamo a vedere nel dettaglio la webcam frontale da 2 megapixel e il sensore di luminosità. Per rimanere sui sensori anticipiamo subito che l'Olipad 110 è munito anche di accelerometro, giroscopio e bussola, che avremo poi modo di vedere come funziona. Sul lato sinistro abbiamo innanzitutto il tasto per blocco, sblocco e accensione, lo slot per la scheda micro SD, lo slot per la scheda SIM, che quindi ci dice che l'Olipad 110 è equipaggiato di modulo 3G, e una presa standard da 3,5 mm per le cuffie. Inoltre una porta micro USB. Passiamo al lato inferiore, dove notiamo il doppio altoparlante stereo per l'audio e il connettore del cavo proprietario per l'alimentazione e il trasferimento di dati, che poi andremo a vedere attraverso quale accessorio è possibile effettuare. Il lato destro rimane totalmente liscio, mentre sul lato superiore non rimane che il selettore a due tasti per il volume. Possiamo notare una piacevolissima finitura opaca con il logo Olivetti al centro. La camera posteriore è di 5 megapixel. Andiamo ad accendere l'Olipad 110, lo sblocchiamo e appare la classica schermata di Android 3.1 ottimizzata per il tocco. Vediamo ovviamente tecnologia basata su Tegra 2, quindi è munito di Tegra Zone, quindi se andiamo su giochi vediamo l'elenco di giochi con quelli di prossima uscita, quelli disponibili, tra cui anche due o tre titoli gratuiti, tra cui ovviamente Dungeon Defenders, che è già installato sul dispositivo. Andiamo a vedere anche il browser. Andiamo sul sito Notebook Italia, abbastanza veloce il caricamento, siamo in wifi ed ecco il sito. Caricamento veloce, qualche gesto, è abbastanza reattivo, zoom e la messa a fuoco sullo zoom abbastanza veloce. Andiamo a sbirciare quelle che sono le impostazioni. Siamo sulle informazioni del tablet, anche qui ovviamente versione kernel, versione barra base, ci conferma comunque una versione di Android 3.1. Tra gli accessori che poi vi presenteremo è presente anche un pennino capacitivo che ci dà anche la possibilità di andare a navigare sull'interfaccia. Molto comodo, anche visto che abbiamo notato questa finitura glossy della schermata, comodo anche per chi non volesse sporcare troppo le proprie impronte digitali, il grande schermo dell'Olipad 110. Olipad 110 è già disponibile sul mercato, viene venduto direttamente da Olivetti o dai rivenditori di Telecom Italia, quindi di Centri Team, e anche sulla grande distribuzione. Il prezzo di vendita è di 449 euro e comprende una configurazione hardware inclusa di 1 GB di RAM e 16 GB di memoria flash. Andiamo a vedere quelli che sono gli accessori. Abbiamo una cover che viene 34,90 con clip magnetica, che può essere utilizzata anche come stand per il nostro tablet, unico accessorio che supera i 30 euro, in quanto abbiamo anche un caricatore 12 volt per auto, un cavo HDMI che sfrutta la presa proprietaria del tablet, un caricatore con presa da muro che conclude la famiglia di accessori sui 20 euro, unica eccezione per il pennino, che vediamo anche aperto capacitivo, che rimane sotto i 10 euro a un prezzo di 9,90 euro.